La rete stradale e autostradale dell'ANAS ha superato senza problemi il primo weekend da Bolino Rosso dell'estate 2014. Lo comunica l'ANAS attraverso una nota stampa nella quale inoltre aggiunge: nonostante gli intensi volumi di traffico che in media sono stati in linea con lo scorso anno e su alcune arterie e in alcune fasce orarie hanno fatto registrare aumenti, non ci sono stati particolari disagi, a parte quelli dovuti all'emergenza maltempo che ha interessato alcune regioni. Anzi, in generale, i tempi di percorrenza degli itinerari delle vacanze si sono ridotti rispetto allo scorso anno. Nel dettaglio, sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, dove si sono registrati circa 170.000 transiti in direzione sud tra venerdì e la giornata di ieri, in linea con i dati del 2013, il traffico è stato sostenuto per tutto il weekend, senza particolari disagi, sull'intero percorso di 443 km, tranne qualche breve rallentamento nella fascia centrale della giornata di sabato, in corrispondenza dell'unico cantiere inamovibile presente tra Lauria e Laino Borgo. Quest'anno i tempi di percorrenza sulla 3 si sono ulteriormente ridotti, meno di 4 ore senza soste nei limiti imposti del codice della strada, grazie alla messa a disposizione da parte dell'ANAS di 341 km di nuova autostrada, 11 km inaugurati il 25 luglio e di almeno due corsie di marcia su quasi l'intero tracciato autostradale, 99,1%. In Campania sulla statale 145 Sorrentina si sono registrati circa 13.500 transiti in direzione Seiano nella nuova galleria Santa Maria di Pozzano e circa 13.400 in direzione Pozzano per un volume complessivo di quasi 27.000 veicoli senza mai registrare code.